Scusami, ho la videocamera, quindi sono un po' qua dietro. Allora, volevo chiedere, anch'io. facciamo un duello? Salve, parliamoci così, dai. No, volevo chiedere, riallacciandomi un po' anche alla domanda, insomma, della collega appena fatta, in questo sdoppiamento, no? In questa sorta di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, c'è l'intellettuale e poi c'è il trash, no? Assoluto, che ovviamente è anche un po' rappresentato da certi programmi, un po' anche dalla stand-up comedy, eccetera, eccetera. Però tra questi due personaggi mi sembra che, non so, venga più naturale tifare per il secondo, no? Per il trash, forse perché fa più ridere. Quindi volevo sapere se era anche il tuo intento, insomma, stare un po' dalla parte del popolare. No, è che avete visto due puntate su quattro, semplicemente. No, con Mattia, che abbiamo perso dei pomeriggi invece di lavorare, mentre io fumavo 80 sigarette e lo avvelenavo lentamente, e proprio sulla posizione che doveva prendere l'autore, da che parte sta? Forse l'autore vuole dire basta intellettuali, forse l'autore dice tornate intellettuali, guardate. E in realtà la cosa che poi mi sembra Michele Serra brillantemente ha detto, la cosa non si capisce bene chi è Jekyll e chi è Hyde, e quindi non sai bene per chi tifare. Ovviamente il personaggio del coatto è inizialmente liberatorio, esplosivo, e quindi fai oh, meno male. Dopo un po' comincia, io stesso rivedendo. Quando ho visto i primi montaggi, dopo un po' avevo un senso di nausea per le cose che dice, beh, adesso rivorrei un po' di Bambea. E quindi sono un po' credo che il gioco che ci divertiva scrivendolo è che non si capisce con certezza chi dei due sia il mostro e chi sia il buono. Vengono da due mondi, forse non simmetricamente, ma direi altrettanto mostruosi. Vabbè, infatti è anche. Abbiamo detto è un thriller, eccetera, ma in realtà è una storia drammatica, Storia è un grande dramma come tutte le grandi storie comiche. Ed è vero che Bizzio rappresenta una certa liberazione in un certo senso e quindi, come dire, godereccia di pancia, ma poi sconta un vuoto, insomma, senza anticipare nulla, ma insomma c'è qualcosa di drammatico e forse anche di nostalgico. Per cui la questione è complessa, insomma, è un racconto morale, ma non è moralista, insomma.